Breve esposizione sul testo ai relatori per la maggioranza e di minoranza. A tale specifico scopo è concesso un tempo aggiuntivo pari a 15 minuti al relatore per la maggioranza e a 10 minuti a ciascuno dei relatori di minoranza. Onorevole Sanna per la maggioranza, prego. Grazie Presidente, colleghi. Effettivamente il testo che oggi giunge alla valutazione dell'Aula è molto diverso da quello che oltre un anno fa fu oggetto della vostra attenzione nell'ambito di una discussione generale. Abbiamo deciso, prima in sede di Comitato Ristretto, poi confermato nella Commissione Affari Costituzionali, di mantenere un impianto generale che prevedesse comunque una maggior precisazione e un maggior potere dell'autorità di vigilanza in materia di conflitto di interessi delle cariche di governo. Ma abbiamo ristretto la platea che prima riguardava tutte le cariche di vertice dello Stato, l'alta burocrazia dello Stato, in quanto ci siamo accorti che molto probabilmente, anzi questo è il nostro giudizio, l'applicazione dei decreti attuativi della legge Severino è più che sufficiente con i provvedimenti in materia di inconferibilità e di conflitto di interessi a regolare il fenomeno che vogliamo invece disciplinare in maniera più forte rispetto alle cariche di governo nazionali, cariche di governo regionali, per quest'ultime nel rispetto delle competenze legislative delle regioni che nel giro di 6 mesi dall'approvazione della legge dovranno legiferare in materia adeguandosi ai principi della legge che noi stiamo andando a esaminare. Abbiamo anche modificato l'impostazione per la quale in maniera originale, allora, oggi in maniera un pochino più tradizionale, individuavamo una nuova commissione quale autorità di vigilanza. Abbiamo lasciato la strada dell'istituzione di questa nuova autorità e abbiamo rafforzato i poteri dell'autorità antitrust, che dal 2004 si occupa di conflitto di interessi. È per questo motivo che, sotto il profilo dei poteri, non abbiamo più un'autorità di vigilanza che guarda semplicemente a rassegnare agli organi costituzionali l'eventuale conflitto di interessi della carica di governo, ma è in grado di imporre sanzioni amministrative, pecuniarie di rilevante entità, e quando l'atteggiamento, diciamo così, di rifiuto totale, di omissione delle cariche di governo, ovviamente non comporti il riscontrare una condotta di reato. Sotto un altro punto di vista, e mi avvio a concludere, abbiamo separato le condizioni, diciamo, che riguardano sia i parlamentari nazionali e i consiglieri regionali e li abbiamo messo queste condizioni meglio precisate rispetto ai testi del 1957 in un capo a parte, rendendo però esplicito il principio per cui i voti dati e le opinioni espresse non sono ovviamente oggetto di contestazione. Una contestazione potrà esserci nell'ambito delle procedure del Parlamento rispetto a condizioni di proprietà e di gestione di sistemi economici importanti di rilevanza nazionale e di appalti e gestione di appalti e servizi a favore dello Stato. Anche gli aspetti di giurisdizione saranno cambiati, ci sarà la giurisdizione del giudice ordinario di standing adeguato, cioè lo stesso giudice che guarda e valuta le incompatibilità e le ineleggibilità parlamentari dei parlamentari europei e in questo vi sarà l'accoglimento di numerosi emendamenti di origine parlamentare, limitandosi il relatore ad interventi di natura chirurgica, uno dei quali però vi anticipo sarà l'estensione delle disposizioni sui conflitti di interessi
a tutti i membri dei collegi delle autorità indipendenti. Abbiamo ritenuto che la regolazione dei fenomeni economici da parte del sistema delle autorità indipendenti meriti l'adozione di un profilo di alta trasparenza che già esiste nelle leggi istitutive, ma lo perfezioniamo nell'ambito di questa legge. E queste sono le innovazioni rispetto al testo del novembre 2014. La ringrazio. Ha facoltà di intervenire per la minoranza onorevole Toninelli. La ringrazio Presidente. La prima cosa che voglio ribadire e dire con forza è che il testo e la proposta di legge sul conflitto di interessi è stata una richiesta fatta più di 2 anni fa dal Movimento 5 Stelle. Questa proposta è approdata in aula in maniera farlocca già circa 1 anno e mezzo fa e rimandata in commissione. Quello che rimane della proposta del Movimento 5 Stelle sono le briciole, Presidente. Si potrebbe tranquillamente parlare di un miraggio. Pensate a dei cittadini, tanti cittadini italiani, che sono 20 anni e più, che camminano in questo deserto di assenza totale di una normativa, dove c'è un selvaggio modo di tutelare i propri interessi privati invece che quelli pubblici quando ricopri cariche di governo o cariche pubbliche in generale. Si arriva in aula oggi con un testo che, ripeto, rappresenta le briciole della proposta fatta dal Movimento 5 Stelle. Perché dico questo? Perché quel miraggio rappresenta pochissime, ripeto, pochissime persone dei destinatari che una seria e sana e forte legge sul conflitto di interessi avrebbe dovuto invece andare a cogliere. Come si fa ad esempio in paesi vicini come la Francia o come si fa sulla Spagna. Sono i numeri a dire che questa non è una legge sul conflitto di interessi. 230 erano i destinatari, lo sono ancora perché non è ancora stato approvato l'estensione.